Bello, bello, bello come interpretazione, come spessore, di comunicazione. Sì, mi è piaciuto. Poi conoscevo la storia, comunque è brava anche l'interprete principale. Bello, è piaciuto. Sì, è l'attrice. Recitato bene l'attore, cioè l'avia. E ha reso questa figura un pochino ambigua anche con se stessa. La regia è molto molto divertente. Ottima scenografia, musica, il testo buono. Credo che sia una costruzione scenica veramente interessante, a tratti cinematografica, con queste dissolvenze, i passaggi da una scena all'altra e tutto il gruppo d'attori. Eccezionale. Molto bello, mi è piaciuto. Beati loro, avranno un grande successo. Eravamo al Teatro Manzoni di Pistoia per il debutto di Colazione da Tiffany, uno spettacolo con attori molto noti come Francesca Einaudi, Lorenzo Lavia, diretti dal regista Piero Maccarinelli. Colazione da Tiffany è legato nell'immaginario collettivo alla figura di Audrey Hepburn, che lo rese celebre con la pellicola del 61, uscita pochi anni dopo il successo del romanzo di Truman Capote. È la storia di Holly che vive a New York, dove frequenta strani personaggi, tutti molto ricchi, ma stabilirà un legame particolare con uno scrittore spiantato che va a vivere nel suo stesso palazzo. Un lavoro che sa ricreare sul palco l'atmosfera newyorkese degli anni 40, grazie anche a un attento lavoro di scene, costumi e musiche. Francesca Einaudi si rivela una vera fuoriclasse del teatro e bravi sono anche tutti gli altri membri del cast, a partire da Lorenzo Lavia fino ai tanti attori che interpretano i personaggi minori. Piero Maccarinelli sa raccontare una storia con semplicità e precisione, dimostrando una sensibilità particolare nella direzione degli attori. Il film non l'ho visto, per un caso, insomma, per sorte, però visto che non sono una che ama le cose facili, mi sono andata a cercare un confronto che forse è peggio, perché Capote aveva scritto il romanzo pensando a Marilyn, quindi io sono andata a pescare Marilyn Monroe, quindi diciamo che ho cercato di confrontarmi con quello, con quell'ideale femminile, con quella leggerezza pesante che aveva lei. No, è solo ricco, davvero. No, no. Lui riesce a farmi ridere quando mi vengono le paturnie. Non ho più avuto bisogno di andare da Tiffany. Mi basta guardare quella sua faccia bellissima e sento. Sento, quindi non giudicare, William. L'adattamento è quello di Samuel Adamson, un copione molto ritmato che recupera la versione originale di Truman Capote, che fu in parte tradita dall'happy end hollywoodiano. Abbiamo lavorato insomma, insieme a Piero in questa direzione, più diciamo, nel rispetto del romanzo, che ci sembrava anche più interessante. Quello che mi sembrava molto interessante era in questo adattamento teatrale la forte componente autobiografica dell'adattamento. Quindi giocare con il personaggio di Fred William, interpretato da Lorenzo Lavia, come fosse un giovane Capote che progressivamente arriva ad essere Truman. Era New York, era il 1943. E se io avevo un letto, dei libri e la mia macchina da scrivere, avevo tutto quello che mi serviva per diventare lo scrittore che sarei voluto diventare. Il mio personaggio è Truman Capote e quindi per certi aspetti è chiaro da affrontare, perché comunque è sempre la voce dell'autore, del poeta. Quindi mi sono molto informato su quello che, sulla vita di Truman, ad esempio anche come si rapporta lui rispetto ai personaggi che gli stanno attorno. In fondo questi personaggi che gli stanno attorno sono personaggi scritti da lui, quindi lui qui è un po' un osservatore. E non ci dimentichiamo che il vero nome di Holly è Lula May Barnes. Lula May riprende il nome di Lily May, la madre di Truman Capote, quindi Holly, Lula May, è un po' una proiezione della madre. Quella che è stata presa la Paramount, quella che è diventata Holly, la diva, con gli amici un po' loschi come Sally Tomato. Sally Tomato! Fanculo, giù! Tutto per sposarsi quel bambinone moscio! Ecco chi è Holly! Per la
Einaudi, Holly, più che una persona, è un'essenza. E per parlarne fa proprie le parole con cui lo stesso Truman Capote la descriveva alla fine degli anni 50. Per me è un profumo, nel senso che ha l'equivalente intensità e volatilità di qualche cosa che rimane impresso non nella memoria ma dentro qualche cosa di diverso, che è l'anima, che è l'inconscio, che è il cervello, perché il profumo è una cosa chimica che però tocca corde interne inconsce molto forti. Quello vorrei che fosse, quello vorrei che al pubblico rimanesse, la sensazione di qualche cosa di molto buono e molto elaborato ma assolutamente inafferrabile, e che ti muove una sensazione di nostalgia e di tenerezza anche un po' amara. Sai qual è il tuo problema? Ti piace tanto stare dentro e guardare fuori con il naso schiacciato contro il vetro fino a sembrare stupido. Ma in realtà sei la persona meno stupida che abbia mai conosciuto. Mi dispiace tanto.